Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi, siccome siamo sempre in tema natalizio, visto che la festività del Natale si sta avvicinando sempre di più, disegneremo nel reparto di quello che abbiamo creato, quindi del nostro calendario e del nostro libro che abbiamo creato noi, tre simbolini diversi. Naturalmente adesso vi mostrerò quali andremo a creare, naturalmente anche con diverse tecniche, diciamo. Il primo simbolino che andiamo a disegnare è un alberello di Natale. Iniziamo disegnando dei semplici triangolini. Ecco, come potete vedere, questo è un primo modello di come disegnare un albero. Naturalmente è molto semplice, con la stella in cima, naturalmente non possono mancare gli addobbi. Ed eccolo qua, adesso ne andiamo a disegnare un altro con una faccina felice, così come ho fatto io. E naturalmente poi non dimenticatevi di colorarli. Ecco qui, con le palline rosse, che non dimentichiamoci che il rosso è proprio il colore del Natale, ecco. Un po' di verde. Ecco qui. Ecco qui, allora, il nostro primo simbolino è finito, quindi come potete vedere da una parte abbiamo un alberello tutto addobbato con i balocchi, mentre dall'altra abbiamo un semplice pino bello sorridente. Come potete vedere è stato semplicissimo. Il secondo simbolino che andremo a disegnare sono delle stelline. Ecco qui, quindi il primo modello, diciamo, è seguire uno stile geometrico. Ecco qui, vedete? Poi naturalmente man mano che le fate vi verranno sempre meglio, non preoccupatevi. Poi naturalmente possiamo anche disegnarle direttamente a rosse, anche così, anche riempendole. O anche semplicemente disegnando una sorta di asterisco anche. Ecco qui. Quindi abbiamo la varietà di stelle, sia rosse in stile natalizio che gialle, sempre facendo due stili, quindi uno la classica forma della stella e l'altra aiutandoci, diciamo, con un asterisco. Il terzo simbolino che andremo a disegnare è un bellissimo pupazzo di neve, molto amato dai bambini e anch'esso uno dei simboli, diciamo, del Natale, per cui gli disegniamo il suo solito cappello, il suo naso, che nella maggior parte dei casi è una bellissima carota. Disegniamo dei bottoncini e naturalmente non può mancare la sua scopa. Ecco qui. Ecco qui. Naturalmente adesso non ci resta altro che colorare anche il nostro pupazzo di neve. Naturalmente poi, se avrete altri consigli su come disegnarlo, su altre tecniche, naturalmente non dimenticatevi di scrivermelo nei commenti, così che la prossima volta possa aggiungere anche le vostre idee al mio video, in modo tale da renderlo ancora più originale di prima. Disegniamo, anzi coloriamo, i bottoni del nostro pupazzo di neve.
Ed ecco qui, gli abbiamo colorato anche il cappellino di verde. Naturalmente con i colori potete sbizzarrirvi come più vi piace, naturalmente scegliete i colori appunto che più vi piacciono. Ecco, come potete vedere, questo è stato il nostro momento creativo, quindi abbiamo, ripeto, disegnato tre simbolini: l'albero, due alberi differenti, le stelle e naturalmente il nostro bellissimo pupazzo di neve. Naturalmente spero che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace. Non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri nostri video sempre in tema natalizio, perché sono davvero davvero belli. Non dimenticatevi ovviamente anche di abbonarvi al nostro canale, e non dimenticatevi, l'ultimo dimenticatevi, vi giuro, di scrivermi nei commenti cosa ne pensate e come li disegnate voi, e naturalmente come aggiungereste voi altre idee a questi bellissimi disegni. Naturalmente ci vediamo sempre qui la prossima volta su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!